Buongiorno ragazzi, siamo live dal Camper One con Alessio Lotti e Fabrizio, videomaker, photographer e qua il sound technician, il responsabile dell'arco del finale con sulle note di Salt and Swing, one of my favorite song, Salt and Swing. Qua nel camper Arca, come vedete, è un camper molto spazioso, oggi è anche tutto ordinato perché ieri c'è stato il giorno di riposo. Che no, sarebbe una schive. Senti, una curiosità, scusate un attimo, ma visto che c'è Mark Knopfler, mi è venuto a mettere una... Tu bazzichi l'Inghilterra. Certo, me io adoro Mark Knopfler, Salt and Swing in particolare. Ma siccome hai dimestichezza nella lingua, diciamo che la mastico. Ho una curiosità. Ma Money for Nothing, non sono mai riuscito a capire che... Ah, Money for Nothing, è cosa... fantastica come è nata. Non sono mai riuscito a capire cosa c'entra MTV, le cose... C'è il sistema, ce la potresti tradurre un attimo? Certo, eh? Guarda, aspetta, torniamo dietro a parlare. Praticamente successe che Mark Knopfler era spasso, è entrato in un negozio di elettrodomestici. Di elettrodomestici e quindi questo qua, conoscendolo già, aveva già un pochino di fama, gli disse, sì, questo sì che ce l'ha buona, lui suona la musica in MTV, si diverte, guadagna i soldi e si fa le ragazze, tutto gratis. Ah, ma senti, no. Hai capito? Il test esatto? Le pollastrelle, Il test esatto com'è? E quindi dici, that's the way you do it, ecco come si fa, questo qui ha capito come si fa, ecco, no? Inizio, senti. Questo non è lavorare. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Tu giochi, suoni la chitarra nell'MTV. Questo non è lavorare. Questo ecco come si fa. Ti fai i soldi per niente e le chicks, le pollastrelle, gratuite. Questo non è lavorare. Ecco come si fa. E già ragazzi, noi siamo stupidi. Magari ti fai una piccola vescica sul tuo dito, sul tuo pollice. Ma noi dobbiamo installare forni microonde, dobbiamo consegnare cucine, dobbiamo spostare queste televisioni a colori. Lavoriamo. Lavoriamo qua, Dobbiamo muovere queste pesanti televisioni a colori. E lui sta lì e si fa un po' di musichetta sul palco. Trin, è già facile questa, già, rido. La rockstar, lui la rockstar. Ma sono sempre così le rockstar. Sono sempre così, gli altri si fanno ormai. Soldi a palare. Due strappellate. Noi mazzature. We got to install microwave ovens. Noi dobbiamo installare dei forni microonde. Dobbiamo consegnare cucine personalizzate, quindi dobbiamo spostare e sollevare questi pesantissimi color TV. E lui alla MTV a suonare. E soldi a palare. E l'altro dice, I should have learned to play the guitar. Avrei dovuto imparare anch'io a suonare la chitarra. Avrei dovuto imparare anche a suonare le batterie. E quindi, guarda mamma, ecco questo qua va lì sulla telecamera e via. That's the way you do it. Ecco come fa. Un po' di rumore hawaiani. Batti un po' come il bongo, come gli scimpanzé e via, ecco come si fa, ti fai soldi per niente e le chicks, le pollastrelle arrivano lì come il fagiano, come spuntano la fuori la fagianata. Noi dobbiamo sempre installare questi forni microonde, dobbiamo sempre ridare e muovere questi... Il negoziante aveva un'ossessione dei forni a microonde, non gli piacevano i forni a microonde. L'ha visto entrare e l'ha massacrato, povero Mark Knopfler. Grazie! Hai reso una bella chiarezza alla mia mente che era da anni. Ti chiedevi. Che no? Mi chiedevo, ma cosa ci fa MTV con forno a microonde? Ecco. Sai, non avendo la dimestichezza che hai te con la lingua inglese. Bisogna masticarla un po' come di più. Come se niente fosse. Per quello che te sei informato, allora, sono cicciotto, perché mastico. Grazie. Queste sono le famose rubriche utili. Esatto. Things to know. Cose da sapere, le canzoni. Non tutti sanno che nei testi di queste canzoni a volte sono nate da una stupidissima passeggiata in centro in un negozio di elettrodomestici. Un saluto dal giro di Paola, keep brave! Ciao!